My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems. Sadly in search of one step in back of themselves and the slow-moving dream. Ciao a tutti amici di... e io sono tornata in questo splendido angolo di paradiso, in questo splendido angolo di country con Igor. Ciao! Ciao! Allora, continuiamo a parlare di questo meraviglioso mondo country, ed eravamo arrivati che tu avevi questo corso dove avevi addirittura 380 persone e insegnavi praticamente la line dance, che poi dicevi che mi è rimasto impresso un sacco del fatto che la line dance è la... arrivava dall'America nelle VHS che sì, le nonnine registravano sul bluegrass, sì, esatto. Perché mi spiegavi prima dietro le quinte, perché non potevano usare le canzoni che andavano in voga in quel momento perché c'era il copyright e venivano fatti i CD, dovevano essere venduti, quindi esatto. E invece il bluegrass è... era diciamo il papà del new country, di quello che si balla adesso. È la tipica canzone più collegata alla parte colonica degli Stati Uniti, sempre del sud-ovest parliamo. E quindi praticamente, non essendo una cosa molto vecchia, non c'era un copyright, non si facevano dei CD, quindi poteva essere, sì, musica libera sulla quale fare, registrare le coreografie. Diciamo che non era in voga in quel momento. In quel momento è iniziata la moda musicale, commerciale del new country. Ecco, per cui si poteva fare, incredibile. Vai, continua con la tua esperienza. Dopo okay, il bistrò, dove al siamo bistrò, andati? Vedendo questa mole di persone interessate, abbiamo creato un'associazione. C'era già un'associazione che si chiamava CMCI, che io ho conosciuto negli anni 90, e nel 91 siamo nati come country lovers. Ah, addirittura, quindi la tua passione era proprio quella, ti sei reso conto che era il tuo futuro, sì, era quello lì. Ma adesso hai difficoltà ancora a imparare i balli o li impari così perché ormai... No. Ah, ecco! L'esperienza ha portato qualche frutto. Ecco, quindi nel 91 addirittura convintissimo decidi di aprire questa associazione per il country, esatto, country lovers. Esatto. Con degli altri amanti del country, sì, quindi, che nel frattempo ti erano rimasti in qualche modo legati. Sì. Beh, in quel momento c'eravamo io e il titolare del locale. Ah, del quindi... bistro. Io, lui e altri due ragazzi che avevano iniziato appunto a darsi una mano, a seguire per poter andare a ballare, per poter proporre questa musica. E lì abbiamo iniziato a lavorare e proporre la musica country, il ballo country, per avere anche altro seguito e per poter divulgare appunto questa passione. Siamo andati nei Maligi. Chi più adatto alla musica country poteva essere. E all'epoca ha avuto... un discreto successo. Sì. Facevamo i corsi su quasi tutti i maneggi che c'erano nella provincia di Vicenza. E un po' alla volta la cosa si è diffusa, si è divulgata, fino ad arrivare nel giro di altri 3 anni che mi chiamavano anche per un po' in tutto il Veneto e anche fuori dal Veneto. Il country è partito quindi dal Veneto o mentre facevi la tua strada hai avuto contatti che c'era qualcun altro come te, un altro Igor Pasin che era magari giù in Puglia o che era magari giù su ad Aosta e che ha avuto la tua stessa passione e come te ha sviluppato il country? Allora, io ho sentito e ho conosciuto anche poco tempo fa altre persone che dicono che sono partiti a ballare country negli anni... appunto nei primi anni 90. Ecco, però non se ne conoscevano? Non ci conoscevamo, erano distanti, ci siamo magari ritrovati a parlarne a distanza di qualche anno, però le storie sono un po' diverse. Sono, certo. Forse noi qui eravamo più avvantaggiati perché all'epoca la caserma Ederle aveva una forte affluenza di Marines, di quegli stati dove appunto si c'era la cultura della musica country. C'è da dire che effettivamente adesso noi parliamo tanto, alle volte magari odiamo il nostro cellulare che ci siamo sempre attaccati o il computer perché ci siamo davanti per delle ore, ma in realtà internet è stato un potente mezzo che ha unito tutti, sì, quindi mentre una volta queste cose non si sapevano, adesso nel giro di poco sai che magari c'è un altro insegnante di country come te che ne so, a Tenerife, voglio dire, quindi fai in un attimo a fare il collegamento. Sì. Diciamo che ho trovato in Svizzera nel 93 un altro gruppo che ballava country, e anche in Germania, sempre nel 93, che mi avevano chiamato per andare a fare, a rappresentare un po' l'Italia, che facevano una grande convention
di country in generale come musica, e là avevo trovato altre persone che ballavano il country. Il problema è che come country non c'era una regolamentazione, non c'era niente, non c'era uno script, non c'era un video, non c'era, e i nomi si chiamavano, i nomi dei balli erano i titoli delle canzoni, oppure il vero nome originale non era conosciuto, non era noto, perché era tutto un passaparola. Non c'era appunto quella tecnologia che c'è adesso, che ha facilitato l'unione e mettere insieme tutto con un certo iter, diciamo. Con una certa precisione, esatto. Anche. Con la musica come facevate? Ve la facevate arrivare dall'America sempre dai Marines? Avete cominciato a tenere aperte le orecchie, da dire vabbè, questa non è una musica particolarmente country, ma però sopra ci si può ballare con quel tempo, che ne so, il two step? Come ha funzionato? All'epoca c'era la rincorsa dei cantanti più famosi americani, e si arrivava a farsi portare le cassette, le cassettine che c'erano, non i CD, perciò c'erano queste cassette o il vinile attraverso la Casermo, o si compravano direttamente in America, oppure c'era chi andava in America per rifornirsi per poi tornare. Esattamente. C'erano quelle 3-4 videocassette che arrivavano all'anno, che eravamo ad aspettarli per mesi. E quindi una volta... Lo stesso i CD, le musicassette che c'erano, insomma. Una volta quindi non c'era la federazione che ti diceva ok, tu dai l'esame, diventi maestro di ballo di country, puoi fare... No, quello è arrivato molto, molto dopo. Molto dopo? Sì, molto, molto. Lì non c'era assolutamente niente. Diciamo che sono andato ad insegnare a Milano nel 94-95, sono andato a Black Hill Saloon, che era un locale dove già ballavano un po' country, mi avevano invitato per portare le novità che c'erano a Vicenza. Sono andato a Roma nel 98, sono andato a Palermo nel 97. Sì, a Palermo nel 97. E cominciava quindi, diciamo che nella seconda metà degli anni 90, e questo country ha cominciato a prendere piede un po' in tutta Italia, ha cominciato comunque a svilupparsi. Sì. Domanda, in chiusura di puntata la devo fare, scusate, ma mai una volta ti è venuta voglia di dire basta, mollo il country, faccio la salsa portoricana? No. Non esiste. No. Un po' di boogie? No. Che l'America ha portato anche il boogie. Country, country, solo country. Io ascolto volentieri anche altre cose. Ascolto, mi piace il rock, mi piace anche qualcosa di cantanti italiani, ma principalmente il country è quello che mi piace. Il country, il country, perché da come sento, parlando con personaggi di questa portata, comunque il country non è soltanto musica da ballo, ma proprio uno stile di vita, ma poi ne parleremo. Grazie di cuore per questa bellissima puntata, grazie a voi, rimanete con noi, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao, ciao! Ciao! My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems, sadly.